limiterò intanto a una questione di cui ci siamo occupati soprattutto negli ultimi due giorni, una questione di giustizia e che riguarda il personale. Faccio riferimento al capo 1 del collegato organizzazione personale articoli 4 e 5 che definite superamento precariato, ma sarebbe corretto aggiungere anche esclusione dai processi di stabilizzazione previsti dalla legge Madia. Intanto vorrei ricordare un articolo della Costituzione che ci dice che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di leggi in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. In secondo luogo ci dice che agli impieghi delle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Allora, noi abbiamo tre possibilità per assumere in questo ente, o assumere a tempo indeterminato o stabilizzare. Nell'ordine, uno, lo scorrimento delle graduatorie delle persone idonee, risultati idonee ad un concorso. Due, le stabilizzazioni previste dalla legge Madia, che è una possibilità. Tre, l'indizione di concorsi. Gli articoli che avete inserito nel collegato al bilancio state mescolando completamente l'ordine delle cose. Quindi state procedendo, uno, con la stabilizzazione prevista dalla Madia, due, con le graduatorie fino a che la legge ve lo consente, quindi fino a fine 2018, tre, con i nuovi bandi. Perché? Perché dovete rispettare un accordo che avete fatto con CGL, CIS e UIL per stabilizzare 90 precari, su cui noi siamo d'accordo, va benissimo stabilizzare, però state creando delle storture, perché ci sono persone che sono nelle graduatorie che non verranno assunte, perché i precari che rientrano dentro la legge Madia avranno la precedenza, e queste persone le state sacrificando sull'altare della propaganda. Lo dico forte e chiaro, perché su questa questione veramente io sono abbastanza indignata. Avete mescolato le carte, quindi per la Madia sappiamo benissimo che chi è idoneo, chi ha fatto un giorno dopo l'entrata in vigore della legge, ha i 3 anni di servizio negli ultimi 8, è in graduatoria per esami e titoli o solo titoli. Partendo da qui, prendendo come ordine, utilizzando la legge Madia, significa che ci saranno persone che non sono risultate idonee ad un concorso, che passeranno davanti a chi è in graduatoria, che è idoneo, ha svolto un concorso davanti a una commissione, e si vedrà passare davanti persone idonee per soli titoli, perché voi oggi le ritenete idonee nonostante un concorso vero e proprio non l'abbiano superato, idonei per titolo, tramite curriculum. Questa è una grave, grave ingiustizia. Non solo. Noi abbiamo, francamente, abbiamo presentato degli emendamenti in cui chiediamo di togliere i titoli per un motivo molto semplice, perché probabilmente c'è la possibilità che persone che abbiano sostenuto anche solo un colloquio passino sempre davanti a chi è in graduatoria e chi meriterebbe di essere assunto in questa regione a tempo indeterminato. Infine, state creando un'ulteriore ingiustizia con i lavoratori di Hervet. Qui in commissione avete raccontato delle mezze verità. I lavoratori di Hervet che si occupano dei fondi comunitari sono, nei fatti, lavoratori di questo ente, lavorano in questi uffici, hanno la MEI regionale. Però purtroppo, siccome sono stati sollecitati ad andare in Hervet, quindi ad avere un contratto diverso, e non hanno maturato i 3 anni negli 8 che vengono richiesti dalla legge Madia, questi saranno esclusi dalla stabilizzazione. Quindi persone che non hanno accettato contratti di un mese sotto l'ente regionale si trovano adesso penalizzati grazie a
grazie alla logica che state utilizzando nelle stabilizzazioni e nelle assunzioni a tempo indeterminato, una logica che non ha alcun senso se non quello di sbandierare numeri che purtroppo sono favorevoli alla vostra propaganda, ma creano delle grosse, grosse ingiustizie. Ci veniva detto che i lavoratori di Hervet poi fanno parte di una società partecipata e poi insomma Hervet non li assume, non vengono fatti concorsi. Non è vero. I lavoratori di Hervet che si occupano dei fondi strutturali europei un concorso lo hanno fatto, lo hanno fatto. Io tengo buono l'obiezione che c'è stata fatta dal dottor Frieri in commissione, ci verrà utile quando si parlerà della fusione di Hervet e Aster. Sono d'accordo che queste società controllate, vigilate e partecipate rispettino i criteri della pubblica amministrazione per quanto riguarda la trasparenza, per quanto riguarda gli accessi all'interno della nuova società. Siamo d'accordo, è un punto che torneremo a portare quando se ne discuterà. Però non ci si venga a dire che i lavoratori di Hervet che si occupano dei fondi comunitari non hanno fatto un concorso. No, un concorso l'hanno fatto. La Madia non ci dice che le società partecipate non rientrano all'interno del percorso di stabilizzazione. Non lo esclude, non ce lo dice. Però voi li state escludendo ingiustamente. Come state escludendo ingiustamente chi è in graduatoria e ha scelto di non lavorare da precario in regione, ha scelto di lavorare per le strutture speciali essendo un po' meno precario, e in questo modo lo state penalizzando, che persone che lavorano con noi, con i gruppi, con la vostra stessa maggioranza. Però io ho depositato un emendamento in cui vogliamo escludere la possibilità che vengano stabilizzate persone non idonee. In commissione mi è stato detto che così non sarà, però oggi l'emendamento verrà bocciato. Vorrei capire perché, se questa cosa è stata esclusa in commissione, oggi la logica conseguenza dovrebbe essere invece che l'emendamento passi. E invece non è così. Quindi a me i dubbi restano. Purtroppo, francamente, non mi spiego perché. Noi, ripeto, che non si dica che noi siamo contrari alle stabilizzazioni, perché non è così. Però c'è un ordine di priorità. Perché se vogliamo seguire il principio della meritocrazia, prima dovrebbero venire coloro i quali sono risultati idonei ad un concorso e poi certamente si procede con le stabilizzazioni. Non saranno 90, saranno 80, a parte il fatto che siamo al 21 di dicembre 2017, i fabbisogni del 2017 non ci sono ancora e ci troviamo ad approvare questa roba qua senza avere un'idea dei fabbisogni della regione, che è una roba abbastanza assurda. Dopodiché quello che diciamo noi è: utilizziamo un ordine di buon senso che premi la meritocrazia. Abbiamo persone che sono in graduatoria, scorriamo le graduatorie, perché è assurdo che chi un concorso l'ha vinto e si trova in graduatoria idoneo si veda passare davanti persone che avete fatto risultare come idonee solo per titoli. Questo secondo noi sarebbe la logica da seguire. Ci dispiace che molto probabilmente questa cosa non verrà seguita, creando anche un clima qui dentro di forte malcontento e alimentando una guerra veramente vergognosa, non so come definirla, fra poveri. Perché è questo che state facendo, e mi dispiace doverlo dire, perché stabilizzare 90, stabilizzare 80, ma nel frattempo scorrere le graduatorie non cambierebbe poco, però avreste perseguito un criterio di equità e di merito che come amministratore di una pubblica amministrazione, a mio avviso, dovreste seguire.